quella rigenerazione urbana fatta in un'ottica di intelligente, da ecodistretto, diciamo, piglia, come dire, due piccioni con una fava, riqualifica e introduce efficienza. In un'ottica indipendente il problema dell'economicità rimane un po' più complicato. I progetti in corso sono vari, non voglio tediarvi su questo, se non per segnalare che in base a uno studio, allo studio dei dati fatti da Accenture, da Enel Distribuzione, i provvedimenti, le iniziative in questo senso potrebbero portare a un risparmio nell'arco di un decennio di circa il 16% degli attuali consumi, quindi un impatto molto forte. La terza parte muove da una considerazione che l'ecodistretto è una prospettiva con cui si guarda il tema dell'efficienza, ma possono essercene molte altre di prospettive che noi abbiamo chiamato aggregati socio-economici sostenibili e di cui l'ecodistretto è una parte, possono essere diciamo territori, associazioni di categoria, grandi imprese che hanno più unità produttive, cioè oggetti, diciamo, di attenzione diversa su cui si può lavorare. Quello che abbiamo fatto in questa parte, sarò anche qui rapidissimo, è un overview delle aziende italiane che operano nelle tecnologie che possono trovare sbocco nel settore, appunto, degli ecodistretti, dell'energia distribuita, eccetera. E il risultato è, a nostro parere, interessante. Mentre noi siamo tendenzialmente deboli nelle tecnologie, nelle rinnovabili che ormai sono diventate tradizionali come l'eolico o il fotovoltaico, potremmo giocare un ruolo molto più interessante, molto più importante in tutta un'altra serie di comparti dove invece le partite non sono chiuse, per così dire, e dove degli spazi ci possono essere. Dobbiamo dire che dalla nostra analisi emerge con una certa chiarezza che le imprese italiane stanno cominciando a cogliere seriamente questa opportunità. Sto parlando delle imprese della filiera produttiva, stanno cominciando a cogliere questa opportunità e stanno investendo in tecnologia, in sviluppo, anche se uno dei punti che ricorre sistematicamente nelle nostre analisi è il problema della dimensione. Gran parte di queste aziende, per non dire quasi tutte, sono di dimensioni modeste e quindi hanno poi difficoltà da un lato a sviluppare e dall'altro ad apprestarsi, ad affacciarsi ai mercati più ampi. Io credo che qua il sistema bancario e un'azienda come Unicredit, che è già presente in moltissimi paesi del mondo, potrebbe giocare un ruolo molto importante. L'ultima parte del lavoro è quella proposta dal gruppo di Unicredit e parte dalla considerazione che il finanziamento delle rinnovabili può avvenire essenzialmente in tre modi: con l'asset finance, con mercato attraverso mercati azionari e attraverso operazioni sul capitale del tipo venture capital o private equity. Circa l'asset finance, il 2010 ha visto il mondo, siamo sempre qua a livello mondiale, riprendersi dopo la debacle 2008-2009, circa 27 miliardi investiti in questo settore per finanziare grandi impianti. Va però sottolineato che una fetta molto grossa di questi 27 miliardi sono stati messi a disposizione dalla China Development Bank per finanziare il tumultuosissimo sviluppo delle rinnovabili in Cina. I mercati azionari, seconda fonte, sono un po' in ripresa dopo la crisi, i casi sono comunque non numerosissimi. Quello che invece ci è sembrato abbastanza interessante è lo sviluppo del venture capital. Il venture capital non ha grande peso dal punto di vista degli investimenti, ha però un significato molto importante, significa che c'è operatori che credono al futuro di queste tecnologie e di questo settore. Non è stato uno sviluppo tumultuoso, si è passati a 100, 120, 130, però è un segnale molto interessante dal
nostro punto di vista. La nostra sensazione è che sicuramente la nostra certezza è che il quarto trimestre 2010 è stato un trimestre di ripresa, probabilmente questa ripresa è continuata nei primi mesi del 2011. Il punto chiave nell'ottica finanziaria è il fatto che, qua siamo, i sostegni pubblici alle rinnovabili si prevede diminuiscano negli anni. Questa fonte è stata identificata da Unicredit New Energy Finance, le proiezioni di Energy Finance, come vedete, danno un calo abbastanza importante nel sostegno alle rinnovabili. Questo quindi che sta succedendo nel nostro paese è un fenomeno che è abbastanza generalizzato, probabilmente. Quindi il vero tema è quello, a mio parere, è quello di costruire delle soluzioni che tendenzialmente puntino ad essere, diciamo, economiche nel medio termine. In ogni caso, questo pone una sfida al sistema bancario, al sistema finanziario, sul come finanziare questa parte residua del processo di sviluppo. In conclusione, alcune riflessioni qua sono molto sunteggiate, nel documento che vi è stato distribuito sono un po' più dettagliate. Sui meccanismi di sostegno noi riteniamo preferibile puntare ai meccanismi di FEDIN. Noi riteniamo che i FEDIN ad asta siano tutto sommato, almeno in teoria, le soluzioni più logiche per favorire delle scelte ottimali. Sicuramente bisogna capire bene come funzionano, perché il punto non è ancora molto chiaro. Abbiamo dei casi come per esempio il Brasile dove pare funzionano abbastanza bene. Certamente il dibattito è molto acceso su questo punto, insomma, questa ci sembra essere, almeno sul piano teorico, una soluzione più interessante. L'altro punto è mettere con chiarezza in evidenza che entro un termine la cui lunghezza sarà decisa o è già stata decisa o potrebbe essere discussa, ma le rinnovabili devono raggiungere un equilibrio economico e il sostegno non deve essere più dato. Secondo punto che ci sembra molto importante è la crescita dell'industria delle rinnovabili. Noi stiamo dando questo piccolo contributo, abbiamo collaborato col GSE in questo senso, ci sembra una cosa molto importante favorire la presenza delle nostre imprese all'estero. Questo ovviamente rafforzerebbe o potrebbe rafforzare anche il settore nel suo complesso all'interno del paese e quindi legittimare di più delle politiche di sostegno. Secondo noi il tema, poiché partiamo dalla considerazione che la partita è abbastanza persa su certe tecnologie, il tema veramente, la sfida veramente per il futuro è quella di basarsi sullo sviluppo tecnologico e quindi cercare da un lato di razionalizzare al massimo le poche risorse tecnologiche che ci sono, ma dall'altro anche aumentare i sostegni a questo e per esempio anche aumentare l'operazione, rafforzare l'operazione di venture capital. In questo senso potrebbe essere iniziative che rafforzano, che l'agevolano, e potrebbe essere una cosa su cui ragionare. C'è un problema di diffusione dei meccanismi di consenso, come tutti sappiamo anche le rinnovabili hanno le loro belle opposizioni sociali, magari non come la TAV, però sicuramente ce le hanno. Noi stiamo lavorando tra l'altro con un intergruppo parlamentare che ho costituito per ragionare su una normativa che favorisca il superamento, che rischia l'adozione anche in Italia di una norma. A noi sembra che il débat public francese possa essere un riferimento interessante. C'è il tema di razionalizzazione delle connessioni e la gestione delle reti a fonti non programmabili, questo è un tema ovviamente molto importante. Tutto il tema del backup, che potrebbe anche essere affrontato con le interconnessioni internazionali. E ci sembra molto importante tutto il tema del sostegno alle rinnovabili termiche, dove comunque già insomma, ci sono iniziative, ma sicuramente va rafforzato.
Sul tema dell'efficienza energetica, noi abbiamo posto in cima a tutte le considerazioni la questione della comunicazione e della sensibilizzazione. Cioè, al contrario che delle fonti rinnovabili, il raggiungimento di obiettivi di efficienza dipende moltissimo dai comportamenti individuali. Ne deriva che comunicare, coinvolgere, sensibilizzare è forse veramente il punto di partenza di ogni politica sull'efficienza energetica. Ci sono tanti modi, non sto qua a dirli, ma il concetto è questo. C'è un grosso problema di razionalizzazione del sistema di incentivi, anche se diciamo, il governo sta muovendosi nella direzione che ci sembra interessante. C'è anche qua un problema di messa a fuoco, di collaborazione col sistema finanziario, che nelle rinnovabili è già insomma, abbastanza definito, chiaro. Qua è un pochino più complesso perché i cash flow derivano ovviamente dalla riduzione, dagli aumenti dell'efficienza, quindi dalla riduzione dei costi, la quale riduzione dei costi è ovviamente la differenza tra il costo dell'energia previsto e i volumi risparmiati. Quindi ci sono tematiche che però potrebbero dare spazio a collaborazione anche pubblico-privato, dove le pubbliche amministrazioni potrebbero svolgere un ruolo interessante. E infine c'è il sostegno ai progetti sulle smart cities, che ci sembra, per quanto ho detto, una cosa molto importante. In conclusione di questa nostra riflessione, noi crediamo che il piano energetico nazionale, così come è stato proposto e peraltro cancellato, abrogato dal referendum, quindi forse l'unica cosa buona che ha fatto, sia un concetto superato. Il piano energetico nazionale è un concetto che si basa essenzialmente sul tema dell'offerta di energia, quanto produrre, con che oggi non ha ovviamente più senso, soprattutto se noi consideriamo il fatto che nel nostro paese abbiamo una, pochi lo dicono, una sovracapacità produttiva dell'ordine del 20 o 30% con impianti a gas che sono sull'orlo del fallimento, perché lavorano invece che 6 o 5 o 6 o 7 mila ore all'anno, ne lavorano 2.000 o anche meno. Quindi noi abbiamo oggi una sovracapacità. Quindi il nostro problema è, dico astrattamente, se non mettessimo più un pannello fotovoltaico per i prossimi 10 anni e utilizzassimo la capacità esistente, astrattamente noi andremo via tranquilli, perché l'eccesso e andremo via ancora più tranquilli se portassimo a casa dei risultati importanti in termini di efficienza energetica. Quindi noi abbiamo una situazione che non va sottovalutata, perché poi va a caricarsi sulle tariffe e quindi sui portafogli delle famiglie. Quindi a noi sembra molto importante proporre un programma di sostenibilità, quello che abbiamo chiamato senza troppa fantasia, ma insomma un programma di sostenibilità energetica che consideri congiuntamente tutti questi aspetti, che consideri l'efficienza della produzione, che consideri l'efficienza del trasporto, dove si possono fare dei risparmi, nel trasporto di energia ovviamente sto parlando, il tema dello stoccaggio, con gli stoccaggi che possono avere vari obiettivi, e poi anche l'efficienza nei consumi di energia, che è il punto su cui ESCO stanno lavorando, ma non è l'unico. Quindi a noi piacerebbe immaginare un piano decennale che punti a considerare congiuntamente tutti questi elementi che abbiamo tracciato. Vi ringrazio per l'attenzione e credo che adesso si possa avviare il dibattito. Grazie.